Buongiorno amici di Light Channel, siamo al giorno 10 di settembre, siamo in un bellissimo panorama, siamo nella città di Gravina, siamo meglio nella Grave che attraversa la città di Gravina. E questa mattina insieme a voi vogliamo condividere un testo per augurarvi il buongiorno. Il testo si trova nell'epistola, nella prima epistola ai Corinzi, il versetto 4, capitolo 4, versetto 5. Lo leggiamo insieme. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli del cuore, e allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Stamattina a questo testo Signore si riferisce al nostro prossimo. Molto spesso siamo abituati a giudicare magari il cibo che mangiamo, che non ci piace, magari troppo salato, troppo così. Giudichiamo la persona come si veste, giudichiamo la persona come parla, come cammina. Siamo abituati a giudicare ogni cosa e a parlare male del nostro prossimo. Però con il Signore ci dice qua di non giudicare, perché Lui quando verrà porterà la luce su questa menzogna che c'è intorno a noi. Per questo, cari miei, aiutiamoci a poter allontanare questo vizio che abbiamo preso di giudicare le cose che ci stanno intorno a noi. Ma vogliamo imparare a ringraziare. Stamattina volevo condividere un testo della Via Migliore a pagina 124 che ci insegna che cosa dobbiamo fare al posto di giudicare. Il testo si trova la Via Migliore, pagina 124. La felicità ricercata nella soddisfazione del proprio egoismo, trascurando il dovere, è volubile passeggera e lascia nell'animo un senso di vuoto e di amarezza. Servire Dio, invece, assicura gioia e soddisfazione. Come cristiani noi siamo senza certezze, non dobbiamo sopportare delusioni e sofferenze inutili e se non godiamo i piaceri di questa vita potremo sempre rallegrarci al pensiero della vita futura. Possiamo già provare la gioia della comunione con il Cristo, essere illuminati dal suo amore e confortati dalla sua presenza. Ogni occasione ci può avvicinare a Gesù, al regno della pace e farci sentire più profondamente il suo amore. Non rinunciamo ad avere fiducia, ma crediamo sempre più fermamente alle promesse divine, perché l'Eterno, che fin qui ci ha protetti, 1 Samuele 7,12, ci sosterrà sino alla fine. Richiamiamo alla nostra mente ciò che il Signore ha fatto per consolarci e liberarci dal nemico. Ricordiamo la misericordia e l'attenzione che Dio ha dimostrato per noi, le lacrime asciugate, i dolori leniti, le preoccupazioni e i timori allontanati, le necessità a cui ha provveduto, le benedizioni che abbiamo ricevuto, perché pensare a tutto questo ci incoraggia per affrontare le difficoltà future. Perciò, cari miei, oggi, invece di ricercare per giudicare qualcosa che ci sta intorno a noi, cominciamo a ricercare la nostra felicità nelle cose che Dio ha lasciato per noi. Andate a rileggere questo passaggio, che oggi possa essere una fonte di ispirazione per la nostra mente, per il nostro spirito, che sia una crescita spirituale, perché Gesù è venuto ad affrontare il nemico. Oggi lo possiamo fare anche noi, di togliere un'abitudine che molto spesso non fa bene a noi. Per questo preghiamo insieme e chiedere questo al Signore, che questo giorno possiamo ricercare le cose che Lui ci ritiene opportune per la nostra mente. Preghiamo insieme. Caro Papà che sei nel cielo, grazie Papà per questo nuovo giorno di vita, grazie Papà per questa possibilità che Tu ci dai di camminare per la strada che porta a Te. E grazie Papà ancora, perché ci ricordi questo testo che è molto importante. Prima di tutto ti chiediamo perdono se tante volte per abitudine e per il nostro modo di fare giudichiamo altre persone, giudichiamo situazioni. Questa mattina vogliamo chiederti, Papà, di sostituire questi pensieri a dei pensieri positivi. Aiutaci a ricordare, Papà, le belle cose
che tu ci hai permesso di trascorrere. Oppure aiutaci a ricordare, papà, tutti quei momenti difficili della nostra vita che abbiamo visto la tua presenza, abbiamo visto la tua benedizione. E in maniera particolare ti voglio pregare, papà, per tutti coloro che in questo momento stanno condividendo con noi questa meditazione, che tu possa accompagnarli. Noi non li conosciamo, papà, non sappiamo dove si trovano, non sappiamo le loro situazioni. Ti prego che il tuo spirito possa sostenerli, possa aiutarli. Se ci sono persone che sono ammalate, che tu possa portare guarigione, e non possiamo avere giudizio di nessuno. Se ci sono persone che non possono mangiare, che possono vedere la tua benedizione e non giudicare le situazioni della vita, papà. Che se ci sono dei ragazzi che stanno per andare a scuola, che tu gli possa essere da insegnante, da maestro, senza valutare quello che c'è intorno. Sì, sì. Caro papà, guida ognuno delle persone che ci sta ascoltando, guida ognuno di noi che stiamo meditando su questo testo e che possiamo da questo imparare qualcosa di nuovo. Proteggi ognuno di noi, proteggi le nostre famiglie e sia fatta sempre la tua volontà. Grazie papà, perché quello che ti chiediamo è in armonia con la tua volontà e sappiamo per certo che tu ci risponderai. Tutto questo te lo abbiamo chiesto nel nome di Gesù. Amen. Vi auguro a tutti un buon giovedì e una buona giornata. Buona giornata a tutti.